Sono il dottor Giuseppe Aronna, medico dentista, perfezionato in parodontologia all'Università di Göteborg in Svezia e ho partecipato a un programma di continuing education all'Università di Harvard a Boston, sempre in parodontologia e impianti. Da oltre 25 anni mi occupo di riabilitazioni implantoprotesiche, cioè dei denti supportati da impianti. In questo video parleremo da cosa dipende il costo dei denti fissi. Molte persone, ma non tutte, vengono a visita implantologica chiedendo per primo quanto costa un impianto, non sapendo che il costo non dipende da un semplice listino, ma dipende proprio da loro, dalla loro condizione. Solo facendo una visita implantologica e un esame, radiografico, si può, avere un panorama della situazione e quindi in base al piano terapeutico migliore stabilire un preventivo. Diciamo che queste persone molte volte, appunto per motivi economici, dopo la visita rimandano, facendo passare anche alcuni anni. In questo caso le cose peggiorano e il prezzo aumenta e magari decidono ancora di rinviare, fin quando non sarà più possibile rinviare per le conseguenze che si potranno avere nella bocca e quindi decideranno di affrontare il trattamento, ma questo sarà caratterizzato da trattamenti più complessi di rigenerazione dell'osso, i tempi saranno più lunghi e quindi aumenteranno i costi. Sono vari i fattori che contribuiscono al costo. La qualità degli atti chirurgici, la qualità dell'impianto, che è comprovato magari da una ampia letteratura scientifica e quindi ha un costo maggiore, dalle condizioni del paziente, se ha bisogno di trattamenti aggiuntivi, rigenerativi, e dalla situazione protesica che si sceglie. Per quanto concerne invece la mancanza totale di denti, oltre ai fattori già enunciati, la variabilità del prezzo dipende molto dalla soluzione protesica, perché si va da una protesi in resina che viene supportata da impianti a una protesi che può essere in zirconio ceramica, che naturalmente ha maggiori garanzie di durata nel tempo e performance funzionali ed estetiche. Il messaggio è comunque sempre quello di agire al più presto, in questo caso sì, addirittura si possono ridurre i costi e si può avere la migliore soluzione desiderata. Se la tua situazione continua ad andare avanti, non trascurarla, perché così non la risolverai. Affidati a un bravo implantologo e insieme troverete la soluzione migliore. Spero che questo messaggio ti sia d'aiuto per trovare la forza per risolvere i tuoi problemi. Un caro saluto dal tuo implantologo Giuseppe Arona di Lugano.